Ragazzi, buongiorno. Fantastica giornata, sole. E dove sono? Sono a Livorno perché tra un paio d'ore, un'oretta e mezzo, devo incontrare qualcuno che mi porterà in una location per il video che gireremo la settimana prossima per il nuovo canale YouTube. Ve ne parlerò. Comunque, dove sono? Sono a Livorno e sono alla Fortezza Nuova, location scouting. Sempre per lo stesso video sto cercando posti. Sarà una figata, ragazzi. E quindi niente, visto che avevo una mezz'oretta di tempo, faccio una passeggiata alla Fortezza Nuova. Oh, stamani per qualche motivo a Livorno c'era un traffico assurdo. Tutto bloccato, ho perso più di 45 minuti in coda, mai successo prima. Comunque davvero stamattina mi sono perso delle onde fantastiche. Avrei voluto svegliarmi presto, ma poi consultandomi con il mio amico Giovanni, colpa sua, non è vero, mi ha detto: ma non so, probabilmente le onde non saranno molto grandi domattina. Non so se vale la pena la levataccia, insomma alla fine non ho fatto di niente. E invece stamattina quando sono andato a vedere erano bellissime, c'era il sole, l'acqua pulitissima, molto chiara, sarebbe stato fantastico fare una svolazzatina col drone. Ma vabbè, speriamo in domattina. Però ancora continuo a pensarci, mi rode. Vabbè, continuiamo a fare sto giro, va? Vediamo se troviamo un posto dove vale la pena girare il nuovo video. Tra maggio e giugno avremo due nuovi progetti interessanti. Uno si chiama The Power of Ice Cream. Posso già dirvelo perché sto cercando comparse per il video che si girerà a Castiglioncello e racconterà la storia del superpotere del gelato. Sarà una figata. Andate a vedere sul mio profilo Facebook, sulla mia pagina Facebook, Paolo Detrane Fotografo, troverete tutte le informazioni. L'altro progetto è quello per il quale sto facendo adesso location scouting e che ancora è segreto.
ragazzi, andiamo a vedere se la fortezza vecchia è visitabile oppure no. È incredibile, vivo da sempre vicinissimo a Livorno, ma non sono mai stato a vedere se la fortezza vecchia si può visitare. E potrebbe essere la nuova location. Potrebbe essere la location del nuovo video. Direi che questa parte della fortezza non è messa benissimo. Siamo al terminal. Ok, siamo al terminal crociere praticamente. Alle mie spalle. Là. Ok. E questa invece davanti a me, adesso vi faccio vedere, è la fortezza vecchia. Questa. Ok. Però non ho idea se si possa visitare oppure no. Ecco qua, siamo. Siamo sotto le mura. Vedete? Yes. Chissà. Sì, si può entrare ed è gratuito. Ed è più bella di quella nuova. Adesso vediamo se riusciamo ad arrivare in cima alla torre per avere una visuale sul porto. Ah, mi sa che purtroppo è chiuso. Avventura, fortezza vecchia, compiuta. Non è male, da visitare. Non pensavo. Non c'ero veramente mai stato. Fortezza nuova sì, ma fortezza vecchia mai. Ve la consiglio, carino. Non vi aspettate chissà cosa, però c'è un bel panorama e... No, no, bella. Una volta dentro la fortezza vecchia, si può uscire dalla fortezza vecchia senza fare tutto il giro che adesso sto facendo, che è lo stesso che ho fatto per entrare. In realtà c'è un passaggio pedonale che apre dalle 9 alle 9 e un quarto, dalle 10 e mezzo alle 10 e 45, dalle 11 e 45, dalle 11 e mezzo alle 11 e 45. Insomma, è una passerella galleggiante che attraversa il canale e che viene aperta per uscire dalla fortezza. L'ho mancata di 5 minuti e quindi mi devo fare tutto il giro, forse saranno un paio di chilometri o tre a piedi, per arrivare dove devo andare. E dove devo andare? Devo andare dai sommozzatori per parlare con Andrea, che sarà il mio caronte per il nuovo video che dobbiamo girare e ci porterà a destinazione. Vi dico solo che ci sarà una barca, ci sarà un drone, ci sarà un parkour. Ho spoilerato già abbastanza.
Se volete sapere cosa succederà, seguitemi su Snapchat. Ciao! Ecco qua, questa è la passerella che vi dicevo, che si chiude per uscire dalla fortezza laggiù. Mancata per 5 minuti, quindi ho dovuto fare tutto il giro intorno laggiù, fare il ponte e venire di qua. Inizio a essere stanco, devo ancora camminare un po' per raggiungere lo yacht club. Yeah, siamo tornati in studio. Com'è andata l'incontro con Andrea? Molto bene. Abbiamo il nostro taxi nautico per arrivare alla location che ci serve raggiungere per girare il nuovo video. Ragazzi, sarà veramente, veramente, ma veramente una figata pazzesca. Vi terrò aggiornati. Nel frattempo, ricordatevi di sorridere più che potete, perché la vita è un dono. Ciao!